Sfiorata la tragedia nei giorni scorsi a Casalvelino, Angelo Tomasco, 35enne del posto, si è ferito gravemente ad una gamba mentre lavorava per la sua ditta di impianti elettrici ed idraulici. Angelo stava ultimando un impianto elettrico presso una nota struttura di balneazione, era intento a fare dei tagli con il flex, quando probabilmente per le forti vibrazioni l'attrezzo gli è sfuggito di mano, provocandogli una brutta lacerazione su tutto il muscolo femorale della coscia sinistra. Momenti di panico per il ragazzo e per gli altri operai presenti sul posto. Il papà, che aveva assistito impotente alla scena, lo ha subito soccorso, allertando allo stesso tempo i sanitari del 118. Sul posto è arrivata subito un'ambulanza che ha trasferito Angelo in codice rosso all'ospedale San Luca di Vallo, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Oltre 100 punti di sutura alla gamba, che fortunatamente non aveva riportato gravi danni alla femorale. Per il ragazzo comunque una prognosi di guarigione di oltre 60 giorni. Una brutta avventura per il 35enne che ieri finalmente è tornato a casa. Ringrazio mio padre, ci ha riferito, che subito mi ha soccorso, e naturalmente i medici dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, che mi hanno salvato la vita.